Sono nata a Trieste, anche se i miei non sono di qua. È una città stupenda, ricca di fascino, col suo mare, il suo carso, le sue piazze e le sue viuzze più nascoste. Ma è anche una città con una storia alle spalle, una di quelle storie travagliate, fatte di sogni e di drammi, di speranze deluse e, bisogna dirlo, di morti. Trieste è una città di confine, sì, ma di un confine incerto che l'ha costretta più volte a cambiare nazionalità. Per lungo tempo austriaca, poi italiana e in parte slava. Crocevia di popoli, luogo di incontro di culture diverse, la storia recente di Trieste è strettamente legata a quella della penisola istriana. Si tratta di una storia difficile da capire per chi come me non l'ha vissuta. È difficile da raccontare da parte di chi invece l'ha vissuta e ha toccato con mano l'orrore della guerra. Quando si sceglie di affrontare un argomento del genere, ci si fa carico di una grande responsabilità e c'è bisogno di grande abilità e di un'ancora maggiore sensibilità. Simone Cristicchi ha dimostrato di avere entrambe le qualità, regalando al pubblico un musical civile, come lui stesso l'ha definito. Intenso ed emozionante, ma al contempo riflessivo ed equilibrato. L'esibizione è stata impeccabile, il rapporto con il pubblico eccezionale, testimoniato dalle lacrime e dai 10 minuti di applausi ininterrotti a fine spettacolo. Tutti in piedi, commossi, sia chi di quella storia era stato protagonista, sia chi ne comprendeva la profondità solo in quell'istante. Anche se, ad essere sinceri, qualche censura c'è stata. Grandi città italiane, quali Roma e Milano, hanno rifiutato temporaneamente lo spettacolo e ci sono state diverse polemiche sui giornali locali nei giorni che hanno preceduto la prima. Una spia che segnala quanto delicati siano gli argomenti affrontati. Ma una volta che lo spettacolo è andato in scena, hanno taciuto tutti di fronte ad una rappresentazione capace di creare una consapevolezza sconvolgente. E nonostante i temi impegnati e spesso tragici, Cristicchi è riuscito a strappare più di qualche risata e a non appesantire lo spettacolo grazie ad un geniale gioco di ruolo, intervallando la narrazione delle vicende della storia di Trieste e dell'Istria con il racconto fittizio di un archivista romano che, inviato in uno dei tanti magazzini del Porto Vecchio per fare un inventario, si trova a riscoprire gradualmente la storia degli esodati, cioè di coloro che hanno dovuto abbandonare tutto ciò che avevano e partire dalla loro terra in esilio dopo la creazione della Jugoslavia. Questo doppio filone narrativo ha permesso a Cristicchi di offrire anche spunti di riflessione su ciò che siamo noi, sul nostro atteggiamento nei confronti di queste vicende. Troppo lunghe, infatti, sono rimaste taciute, dimenticate in un cassetto della storia, forse troppo scomodo da aprire. Eppure ci sono lì, dietro casa nostra. Ma facciamo finta di niente, perché in fondo la vita è già troppo difficile così. È una grande provocazione che ci punge sul vivo, nel nostro intimo, che si insinua in quella sfera ovattante di certezze che ci siamo creati, spazzando via ogni punto di riferimento e lasciandoci nudi di fronte all'imponente corso degli eventi. L'archivista romano impersona la nostra fragilità, sbattendocela in faccia. Quando inizia a capire la storia che sta dietro a quegli oggetti del magazzino 18, si spaventa. Si sente piccolo ed è tentato di far finta di niente, di ignorare quello che ha scoperto, in definitiva, di mettere a tacere la sua umanità. Ma di fronte a tutte quelle vite umane spezzate, non può far finta di niente e sceglie la strada della consapevolezza, della denuncia attraverso il ricordo, perché il più grande errore è dimenticare. Solo mantenendo viva la memoria collettiva possiamo imparare dalla storia ed evitare che tragedie come questa si ripetano. Sono nata a Trieste e solo ora sento la profondità delle sue radici.